Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi voglio presentarvi uno dei mazzi che sto giocando di più in questo momento, un Endure Spiders. Prima però, sigla. Ebbene sì, avete capito bene, un Endure Spiders. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di They Who Endure. Quando è evocato, quindi quando evochi questa carta, gli dai più uno per ogni alleato che è morto in questa partita. È un costo 6 con Overwhelm. Questo significa che quanta più gente abbiamo nel mazzo che muore, tanto più questo coso è grosso, tanto più in fretta vince la partita. Per cui il mazzo, in maniera molto semplice, sarà pieno di unità che devono morire. Il loro unico scopo è quello di morire quanto più in fretta possibile, tanto meglio è. Per cui aristocratico, uno per, cioè costo 1 con ultimo respiro. Quando muore, evoca il Ragnetto. Per cui di fatto ognuno di queste è due unità. Piccione. Dai più uno ai prossimi due alleati che peschiamo. Warden Prey crea un alleato con ultimo respiro nella tua mano di 3 o meno. Perfetto, tanto sono esattamente quelli che vogliamo, per cui anche questo ci fa comodo. Avarosiano muore, peschi una. Niente da dire. Elise, nel momento che attacchi, crei un ragnetto. Questo significa che non è tanto il fatto che un'Elise è evoluta da tutti i challenger che ci interessa, quanto più il fatto che ogni volta che le attacca crea un ragnetto e il ragnetto muore, perché deve morire il ragnetto. Per continuare con i ragnetti, vai il Fist. È ottima perché ci ridà un punto vita, uccide un'unità con uno di vita e in più crea un ragnetto. Avete capito perché i ragni? No? Va bene. Brood Awakening evoca tre ragnetti, dopodiché conferisce a tutti le unità ragno più 1 più 0. Direi che abbiamo abbastanza ragni in gioco, ok? Dopodiché, il resto del mazzo è composto da carte che ci permettono di sopravvivere abbastanza, con l'unica eccezione di questo Caretaker. Uccidi un'unità per evocare due Sapling, che dovrebbe essere germoglio in italiano. Sono degli effimeri con Challenger 2-1, molto fastidiosi. Black Spear, dato che un sacco davvero di nostre unità muoiono abbastanza in fretta, 3 per di questa Spear. Se un alleato è morto questo turno, infliggi 3 danni a un'unità. La Fist con il Black Spear sono le nostre armi di difesa contro le unità piccole dell'avversario. Perché? Perché contro le unità grosse, a meno che non hanno Overwhelm, ci metteranno più tempo a tirarle fuori e abbiamo già tutta una vagonata di unità piccole da mandare avanti a morire. Whale, infligge uno a tutti, culo tuo Nexus di 3. Flash, freeze, congela. Congela vuol dire che il suo potere diventa 0, quindi niente più attacco questo turno. Glimpse, non poteva mancare il Glimpse, uccidi un alleato per pescare due, importantissimo in questo mazzo. E l'ultima carta che vi presento è l'Atrocità. Uccidi una tua unità per infliggere lo stesso potere a un qualcosa. In questo caso andremo a prendere subito il Nexus avversario, anche perché se un Endure entra, attacca, magari a un 13-13 che dopo aver fatto danno muore e va dritto sul Nexus, insomma. GG. Di fatto il mazzo è un OTK, per cui dobbiamo tirare giù l'Endure, attaccare e fare atrocità. Chiudiamo la partita di fatto al sesto o settimo turno, se tutto va come deve. L'idea comunque di base è che nel mazzo ci siano delle carte unità, siano numerose unità per cercare di contrastare il midrange. Ci siano tante unità più delle cure per andare a contrastare il burn, ci sia un modo per concludere la partita per andare a contrastare i control. Forse facciamo un po' di fatica contro Ezreal Karma se riesce a fare l'OTK. Ma in generale penso che in questo momento la forza del mazzo sia quella di potersela giocare un po' con tutto.
di certo nel momento in cui entreranno in campo questi, e lo vedrete, saranno grossi, davvero davvero grossi. Per cui, senza indugio, con segugio, andiamo a vedere come funziona questo mazzo con qualche bella partita. Dunque, Swain e Gangplank, Bilgewater e Noxus. Abbiamo a che fare con un mazzo che fa della propria forza il cercare di infliggerci danno, ok? Una cosa che ovviamente, se possibile, gli impediamo di fare. Una cosa che sto notando molto 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 antipatica di Bilgewater è la sua abilità di rubare le mie carte. Bilgewater ha una carta a costo 2 che nel momento in cui ha inflitto danno al Nexus avversario, ruba una carta e attiva l'abilità di rubarne una in più. Molto 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 fastidioso. Ovviamente difendo con entrambi. Se riusciamo a fare anche dei danni all'inizio non mi fa schifo, alla fine sono tanti piccoli danni. Ci è morta un'unità, per cui se evoca qualcosa che ci dà fastidio, spia. No. Questa gliela lascio, tanto vanno giù tutte in un colpo. L'avversario sta decidendo se usare prima un incantesimo o attaccare. Io voto per l'incantesimo. Ora ce l'hai? Sì? Evoca due barili. Infliggo uno a tutti. Non so se questo infligge uno a tutti, vado a prendere entrambi i barili e distruggo questo tanto buono. Non ho mai provato. Per logica dovrei distruggere entrambi. Antipatico. Ha! Si salve l'Ice. Perché ho scelto di fare così? Perché in questo modo Elise passa sicuro e quindi i miei ragnetti vanno solo tranquillo. Nel momento in cui... ecco, per l'appunto. Non avrei più voluto attaccare. Forza, esercito di ragnetti, forza! Parapara. Non è male sta magia. Il mio avversario ha solo due carte in mano. Sei bellissima, Rise. Al momento è un 6-6.
Ma si può fare di meglio. Infliggi due a un nemico e uno al Nexus. Va bene. Non mi uccido. Questa qua che dicevo, mi ha rubato le prime due carte del mazzo. Quanto la Gangplank? È un 5-5. Perché faccio fuori questa? Perché in questo modo il mio avversario può semplicemente attaccare e morire. E subisce tutto. Io attacco diretto. Sono 8 che entrano. Mi tengo gli Endure assolutamente. L'unica cosa che potrebbe arrivare a fastidio è se mi ha rubato un velo. Quello mi darebbe fastidio, però figa, è l'ultimo. Una delle carte che mi ha rubato già l'abbiamo vista. Ecco l'altra. Poteva decisamente andare peggio. Posso giocare un Endure. È un po' sprecato perché è un 8-8. Però. Direi che per come è messa la partita un 8-8 in campo è più che sufficiente. Ciao Elise. Ecco Gangplank. Non so cosa fa Gangplank. Infligge uno a tutti i nemici. Vabbè, tesoro mio. Ah, wait. Boom, 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 shakalaka. Va bene. Ora, siamo riusciti a vincere perché con un esercito di ragnetti siamo riusciti a mettere molta, molta, molta pressione al nostro avversario. E gli Endure fanno sicuramente il loro sporco lavoro. Il discorso è, il mazzo non è un control, non è un aggro. Non è un OTK di per sé, però fa un po' tutto perché con i ragni all'inizio mette molta pressione. Con gli Endure pure. Aimer è fastidioso. Aimer è molto fastidioso. Giocato con le isole d'ombra in particolare, perché? Perché mi aspetto di vedere dall'altra parte le vendette. Mi aspetto di vedere i Veil. Mi aspetto che abbia una marea di cose per farmi male. C'è da dire che tra Piltover e Isole d'Ombra non c'è nulla in grado di far sopravvivere Aimer. Per cui qualora riuscissi a pescare una Spear prima di subito. Mi aspetto che abbia tanti di questi. Precisi.
Ok, sono arrivato alla spira. Il piccione deve morire. Tutto quello che ho nel mazzo deve morire. È lì solo unicamente per questo. E dai. Wow. Non so se avrei messo queste carte. Alla fine gettare non è una cosa positiva per lui. Ecco Emel. Spero che non abbia un'altra fist. Ok. Ha solo tre aimer. Potrebbe giocare i... quelle cose orribili che... revitalizzano, però Dio quanto non mi piace questo. Devo scartare uno. Che scarto. Carton velo. Attacchiamo, vediamo cosa mi viene fuori. Mi ammazzi. Vabbè, se tanto devo morire, tanto pare che peschi delle carte, no? Questo non mi serviva a niente in questa partita, non poteva venirmi fuori prima. Forza ragnetti, venite fuori! Mi aspetto un velo da parte sua. No, niente vero. Non male. Sto
pensando a cosa può tirarmi fuori lui, darmi fastidio. Può tirare fuori l'ecorina. Il mio overwhelm sta per diventare davvero grosso. Io tre non ho modo di toglierli. Sto pensando di fare in modo che questi Endure diventino molto, molto grossi. Più che altro ancora non ho ben capito la condizione di vita del mio avversario. Ho visto i Leidros, per cui probabilmente ne ha altri. Mi aspetto forse che ne abbia anche più di uno. O addirittura anche le Corina. Però a questo punto mi chiedo perché giocare quelle carte assieme a Ymir, insomma. Stanno bene anche da sole. Ah, gioca in plaza. Capito. Uno a tutti. La torretta sopravvive. Direi che è giunto il momento di fare male.
solo tre carte in mano. Allora, probabilmente ho esagerato, sono stato esoso, ma volevo vedere di far diventare questo Endure quanto più grosso possibile. Un 17-17, se il mio avversario adesso prova a ucciderlo però con la vendetta. Rovina, peggio ancora. Ecco, atrocità, muori, è andata. Boom! Quante volte vi è capitato di infliggere 17 diretti? Sapevo che il mio avversario aveva qualcosa, lo sapevo che si stava tenendo dei modi per tirarmeli giù. Ma atrocità vuol dire OTK. Entra in campo, atrocità. GG. Raga. Era un 17-17. LOL. Per cui la base è. Ti metto lì roba. Stallo. Stallo fino a quando non arrivo nel momento in cui tiro giù questo bestione enorme. E mi aspetto che questo bestione enorme faccia male. Perché? Oggettivamente fanno male. Ok. Un aggro. Un burst. Noxus Piltover. Va bene, ci siamo. No. Assolutamente no. Questo è carino. Ah, mi servono cure in questa partita. Già, questi sono fenomenali. Vabbè, se tanto non va fuori, allora tanto vale usare Rock. Ha trovato proprio i mostri giusti contro di me. Quelli purtroppo non li posso andare a toccare. Siamo sempre lì. Se tanto deve morire qualcuno, almeno tanto vale che muoia per farmi pescare delle carte, no? Bail, 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 bail. No. Vabbè, questo doppio fist è buono. Ragnetti. Ah, due sicuramente saranno questi. Ci sta. Ok. Ancora. Allora, abbiamo detto. Questo muore così. Questo muore così. Uno va qua. Uno va qua.
Trieste facciamo una bella piazza pulita. Questa era probabilmente una delle cose peggiori che mi poteva capitare. Il momento giusto gli è venuto. Se ha... Cioè, può chiudere questo turno lui. Anche io, 2, 4, 6, 10. Per cui, o chiude lui questo turno, o chiudo io. Sei e quattro dieci. Ok. Non chiudo questo turno, per cui faccio fuori questo. Cambio qualcosa per lo giù, teniamo lì, ma non si sa mai, magari può venirmi fuori qualcosa di più utile. Questo non è utile. Peccato, per poco. Sì. GG. Questi due non mi servono assolutamente, cioè me ne sono venuti fuori tre, raga. Dai. Cioè, tre di questi, avessi avuto tre whale andava tutto diversamente. Purtroppo in questa partita siamo sempre lì, servono i whale per curarsi. Il mio avversario è stato molto fortunato ad avere i mostri giusti. Peccato, peccato, peccato. Ogni volta che gioco contro un mazzo aggro perdo perché al mio avversario salgono tutte le carte giuste, a me invece tutte quelle sbagliate. Vabbè, peccato, andrà meglio la prossima volta. Il mazzo comunque vi ho fatto vedere come gira, come funziona, quegli Endure sono fenomenali e bene o male ve lo consiglio perché in questo momento del meta se la può giocare davvero contro tutto, per cui raga provatelo, non ve ne pentirete. C'è niente da dire, il mazzo a me piace, 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 merita, merita, più che altro mi sono fatto tutto ieri notte a giocarlo per 5 ore fino alle 6 del mattino e mi sto proprio divertito. È buono perché davvero se la può giocare con tutto quello di meta. A me piace proporre cose che sono o completamente fuori di testa, come quel Plaza che avete visto, o che invece siano in meta. E questo penso che possa valere. Ve lo consiglio davvero. Poi, 17, 17 costo 6 con Overwhelm. Puff. Per cui raga, bella, spero che il mazzo di voi vi siano piaciuti, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao, Catrepis!